farle questa domanda. Ecco, lei come passa le sue giornate? A proposito, guarda, io le mie giornate le passo leggendo e camminando, e quando cammino mi trovo in compagnia di certi bei ricordi che normalmente si riferiscono agli anni più difficili della mia esistenza, che però sono stati anche gli anni più felici, anche perché sono stati gli anni verdi. Da notare la somiglianza, notando i nostri telespettatori sicuramente saranno d'accordo, la somiglianza con Henry Kissinger, un Henry Kissinger senza occhiali, la voce perfetta di Alberto Sordi, anche una somiglianza a Alberto Sordi. Sì, Alberto Sordi, sì, l'ho conosciuto per ragioni professionali, piccole ragioni professionali. Alberto Sordi era rimasto vittima di una piccola truffa, c'era chi spacciava i suoi ritratti con i suoi autografi che in effetti non erano i suoi. Quindi erano dei falsi. E quindi fummo piacevolmente costretti a chiamare Alberto Sordi in ufficio. Io non vedevo l'ora di vederlo, di conoscerlo. Certo. E anche lui si dichiarò felice di questa conoscenza, tant'è che cacciò pure un pacchetto di sigarette, cosa questo che è grave, impressionò un po' il suo procuratore, ma qualcuno nell'occasione disse che fra Sordi e me c'era una certa somiglianza, se non nel volto forse nella voce. Io non sono in grado di poterlo stabilire. Sta di fatto che Alberto Sordi è un personaggio simpaticissimo. Io lo apprezzo. Immagino l'esordio quando entrò in questura. No, no. Hai commissa. No, ma si mantenne in maniera molto composta. Poi cominciò a esprimersi in termini liberi, ma piacevolmente, simpaticamente liberi. Ed io cercai di corrispondere alla stessa maniera. Durante lei è stato per molto tempo a Napoli, vero? Ah, per motivi di studio? Eh? Io sono stato a Napoli, sì, ma io ero ufficiale di complemento dei bersaglieri a Napoli e quindi decisi a un certo punto di trasferire anche la sede universitaria da Roma a Napoli. Poi a un certo momento gli ufficiali di complemento ebbero la notizia di dover tornare a casa e quindi si impose per me l'esigenza di trovarmi un lavoro. Lei non si perse d'animo? Beh, no, si preoccupò di arricchire il suo bagaglio culturale? Non mi persi d'animo, però le cose non è che andassero nella più felice delle maniere. Perché? Perché pensai di diventare giornalista. Parliamo adesso, Avvocato Lucente, dell'articolo del 519, ecco. Cioè quello della violenza carnale. Della violenza carnale. Esatto. Vuole che glielo legga così? Prego, se anche lei... Anche perché penso che sia importante... Anche perché quando si parla di violenza commentarlo, carnale... Le parole del codice hanno ognuna un senso specifico. Sì. Della violenza carnale, è stato bravissimo, 519, sono pagine molto usate. Mi preoccupavo dei ritmi della trasmissione. Ma... Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, questa è la norma base. Sì. È interessante però notare il capoverso che stabilisce una serie di ipotesi di violenza assimilata o ritenuta. La stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale è il momento del fatto, quindi non c'è più l'estremo della violenza. Certo. L'estremo della violenza si dice in re, cioè per il semplice fatto che si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14, non ha compiuto gli anni 16 quando il colpevole non è l'ascendente, il tutore, eccetera, è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichico-fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole, quindi se è proprio correlata al fatto del soggetto passivo, alla condizione del soggetto passivo, quando è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Quindi magari con una telefonata uno telefona e dice io sono tizio, poi invece... Esatto, questi sono tutti casi in cui pur non essendoci una violenza fisica, il trattamento usato dalla legge penale è assimilato. Quando si parla di violenza carnale si parla anche di stupro e in questo caso si assommano altri reati, no? Certo. Come sequestro di persona. Come sequestro di persona, come anche atti di libidine violenta che in genere si accompagnano e come molte volte quando questi fatti succedono in luogo pubblico ci può essere anche il concorso con la fattispecie di atti osceni in luogo pubblico e così via. Bene, la ringrazio. Alessandro, torniamo alla poesia straordinaria di Donatella Colasanti. Prima mostrando questo volume, Cammino nelle parole, e la prefazione di Roberto Roversi, dove si trova questa? Alla libreria Croce, Remo Croce, a Roma. Libreria Remo Croce a Roma, e adesso
ci farà ascoltare Donatella, ci regalerà una sua splendida poesia contenuta in questo volume Cammino nelle parole. Come si intitola questa poesia? Se vuole alzarsi. No, ma è un pezzo dello spettacolo. Io di questa performance che sì, lei. Sì, perché le collego tutte, c'è tutto un filo conduttore, quindi io farò un brevissimo pezzo. Bene, quindi colonne sonore, c'è un sottofondo musicale. No, la musica non la metto, c'è un ritmo, c'è tutto uno studio di passi, movimenti, quindi tutta un'operazione teatrale. Ci sono dei rumori, ci sono dei rumori come passi. Un ritmo c'è. Comunque chiaramente adesso, in questi pochi minuti, preparando un video anche in tre quarti che poi avremo farò il vedere, piacere, certo, appena lei lo avrà ultimato. Allora, prego, dal cammino nelle parole, questo sì, spettacolo. Che poi si intitola Accadono parole. Ah, accadono parole. Bene. Può alzarsi, Donatella. Posso. Correvo nello specchio di una città, riflettendo l'immagine più nascosta. Per incanto l'acqua inondò, tutta l'immagine sparì. La città tornò nelle mani dello specchio. Ora vago nelle strade deserte, pur sempre sconosciute. È così difficile cancellare quel che non sono. Nel passo affrettato, tutto è fermo, mosso soltanto dalla movenza della brezza di un'onda, tirata da un corpo. No, non ascolto più niente, no. Pur sempre in vista, è l'isola dei sogni. No, non ascolto più niente. I corpi roteanti vacillanti, i rumori nei suoni, come se fossero bocche, bocche sillabanti nei giochi terrestri, e i tepori dei corpi adombrati, nei ricordi palpitanti, nei cerchi avvolgenti, i corpi scoprendosi dai sapori umidi della terra.